Quindi vedo avvicinarsi un gregge di capre con l'ultimo intervento del pomeriggio. Quindi do la parola subito per questo ultimo intervento della giornata. Un'altra attività molto molto interessante e andremo a scoprire il perché. Sburla Roda, se l'ho detto con gli accenti giusti, ci illustreranno l'attività. È un'attività che risale a non moltissimi anni fa, ma che fa risalire proprio la pratica ad un altro tipo di attività. Adesso ci spiegheranno nel dettaglio i relatori che arrivano da Fossa Caprara. Sì. Beh, intanto che ci prepariamo le slide, eccole, sono già pronte, quindi ho già finito. Vorrei, no, davvero complimentarmi con chi ha organizzato questo incontro, perché ha una dimensione riflessiva davvero importante. Credo che uno dei temi che ci riguarda tutti, giocatori, studiosi e varie umanità, sia quello dell'aumentare, migliorare la nostra consapevolezza di quello che sta accadendo, di ciò a cui stiamo dando vita, e questo incontro credo che vada esattamente in questa direzione. Una brevissima considerazione. Mi piace molto l'idea che si trovino accordi, l'abbiamo visto nell'esperienza della Val d'Aosta in quest'ultima presentata nella versione all'aperto. Che si trovano ogni volta accordi fra i partecipanti, cioè c'è uno schema e poi un po' tipo la commedia dell'arte, insomma c'è un canovaccio e poi si trova un accordo fra quelli che sono lì in quel momento e vale quello. Cioè il fatto che le comunità ludiche siano in grado di lavorare nell'indeterminatezza, no? Avendo uno schema ma definendo di volta in volta quali sono i dettagli delle regole del gioco, credo sia davvero un elemento straordinario che sposta il tema dalla competizione alla concorrenza, cioè al correre insieme per realizzare l'obiettivo che è quello dello stare insieme poi, quindi sia la rigenerazione urbana ma anche quello del rigenerarsi. Adesso in parte lo vedremo nei prossimi punti. Io sono, come dire, particolarmente contento di essere qui perché oggi è un giorno particolare, il giorno in cui 91 anni fa nacque mio padre che ci ha lasciato 5 anni fa, per cui sarei molto contento di sapere che si sta parlando di feste, visto che con lui ne abbiamo organizzate e rievocate un paio, e quindi insomma, non dico scusate l'emozione perché l'emozione fa parte del gioco, ma sono un po' emozionato. Non so se va, non va? Beh, allora andiamo noi. Vado io. Siamo qui, sì. Geolocalizzazione, il contesto è sulle rive del Po. Una frazione di Casalmaggiore, la bassa provincia cremonese, terra di contrabbandieri, di oro falso e altre amenità, e in una piccola frazione, 150 abitanti circa, insomma, quindi veramente un microcosmo. Prego, dovrebbe andare in automatico, ma non va. E questo era il volantino il Deplian dello scorso anno, in cui vedete come la comunità ludica è inserita in una comunità, non c'è solo il gioco, ma c'è una sagra dentro cui è iscritto pesantemente come elemento caratterizzante il gioco insieme ad altri giochi. Questo è il fitto programma di iniziative che dura 3 giorni, a cui si aggiunge ovviamente il lunedì sera come serata di ritrovo dei volontari, poi vedremo un esempio. E l'idea è che c'è un'unione di spazi, il primo tema è quello degli spazi, termine sagra viene da sagrato, quindi c'è un'unità di intenti fra sacro e profano. Questo è lo spazio intorno e questo è lo spazio interno in cui vengono realizzati dei concerti tendenzialmente di musica classica. Il parroco non vuole che si presentino libri o altro, ma la musica classica è ammessa. Questo è uno dei giochi, Miss Capretta, di cui abbiamo le due protagoniste, Fossa e Caprara, come c'è Emilia e Romagna, che c'è
una divisione ideale, perché c'è un'esposizione di animali che sono vivi, rimangono vivi anche dopo la sagra, quindi non è che vengano utilizzati per altro scopo se non per quello ludico, magari un po' spaventate dei visitatori. Io ho impostato questa presentazione con alcune connessioni, così, per omaggio a Gregory Bateson. Allora, la prima è questa. L'utilizzo degli spazi aperti, un tema ricorrente, no? Toccati i giochi antichi, si utilizzavano spazi aperti, disponibili, che è anche un modo per generare sicurezza, relazioni sociali, la possibilità di stare insieme anche in luoghi, no? uscire di casa e incontrare gli altri. Ma l'idea dell'utilizzo dell'ambiente significa anche utilizzare spazi che sono stati abbandonati. Vedremo poi, insomma, una citazione, Lanzara, uno dei grandi studiosi delle organizzazioni italiane, dice, insomma, quando dopo il terremoto dell'Irpinia le persone si sono trovate con tutto giù per terra, e non era il girotondo, dopo il terremoto cosa hanno fatto in attesa che riaprisse l'ufficio postale, il municipio, altri uffici che dipendevano da altre autorità, da altre istituzioni? Hanno aperto un bar. Qui è successa la stessa cosa, chiude tutto, non ci sono più spazi, la frazione rischia di diventare un luogo di dormitorio da cui le persone se ne vanno, e quindi hanno deciso di prendere in affitto il bar, che è tuttora aperto, e diventa il luogo fondamentale di coesione, di ritrovo, da cui poi ripartono tutte le attività. Ma l'attenzione all'ambiente non riguarda solo gli spazi in senso fisico. Durante la festa c'è la distribuzione di acqua gratuita, che significa rinunciare a un guadagno, perché vendere bottigliette d'acqua produce rifiuti ma produce profitto. Un'attenzione molto forte al tema del riciclaggio, la filiera corta, vedremo poi anche poi l'attenzione al cibo. E i giochi. I giochi sono non solo quello inventato, che vedremo fra poco, ma questo che, insomma, come tutte le fiere di paese, usava dalle nostre parti infilare con degli anelli i colli della bottiglia, battichiodo, cioè piantare un chiodo col minor numero di colpi possibili su un'asse particolarmente dura, e poi il gioco che caratterizza la festa e che è già stato invitato due volte, 2013 e 2017, al Toccati, inondando di paglia Piazza Erbe e i dintorni a Verona, con un tripudio, soprattutto quelli che ci hanno lavorato il giorno dopo, immagino. E il gioco consiste nello spingere. È un gioco che ha a che fare con, abbiamo visto l'evoluzione tecnologica in molti giochi, no? Dalla pietra al coccio, fino all'alluminio, o altri materiali, a seconda dei tipi di gioco. Qui, se non ci fosse stata l'invenzione della ruota, questo gioco non avrebbe potuto esistere, perché prima nei campi il fieno veniva raccolto dentro parallelepipedi, e spingere o far rotolare i parallelepipedi è particolarmente difficile. Quindi questo gioco segue, se non l'invenzione, l'introduzione della ruota, di queste grandi rotoballe di 250 kg, come modo per stipare il fieno. Il campionato Sbirro la Roda, che è il termine utilizzato dialettale per definire questo gioco, poi lo vedremo anche in un filmato, fra un po' ci fermiamo. Sono due tipologie di gioco, poi magari Damiano lo spiega meglio di me. Questo è il campionato italiano di Sbirro la Roda, per cui ci sono squadre che si cimentano, squadre composte da 6 persone, prima 3 spingono a direzione, poi si gira a rotoballa con dei disastri tecnici, e lo stesso percorso viene percorso a ritroso, quindi 3 più 3 che spingono le due direzioni, il primo che arriva vince, compreso qualcuno che ogni tanto finisce sotto per l'entusiasmo dei partecipanti e del pubblico. La seconda dimensione di questo gioco, la seconda versione invece, sta nel palio, e qui torniamo ai simboli, ai trofei, poi vedremo anche le sculture, e alla partecipazione del pubblico. In questo caso i giocatori attraversano un percorso triangolare, perché fare le cose semplici e circolare quando si possono creare degli angoli acuti, e bisogna far ruotare questi rotoloni pesantissimi che, quando prendono velocità, l'idea è stata anche quella di coinvolgere il pubblico, che lancia della farina rigorosamente scaduta e non commestibile, quindi non lo spreco, che in questo caso il pubblico lancia e disturba le due squadre, che a un certo punto si ritrovano, percorrendo in senso inverso il percorso triangolare, a scontrarsi o a doversi schivare, e anche lì ne succedono doni. Nel 2013 in più piove, e successe questo fenomeno particolarmente interessante, perché come vedremo poi
durante la sagra viene anche riscoperto un piatto della tradizione, gnocca alla mulinera, cioè i gnocchi del mugnaio, che è un piatto realizzato dalla moglie del mugnaio. Ora ci sono le tre figlie che sono in cucina. Lascia questa. E cosa succede? Che, come ci hanno spiegato esponenti di Slow Food, la pasta che viene realizzata nella pianura padana è realizzata con grano tenero che per stare insieme ha bisogno dell'uovo che fa da collante. Succede però che se utilizziamo l'acqua bollente per mescolare la farina si creano dei legami, e qualsiasi riferimento ai legami comunitari ha senso, che insomma ramificano i legami altrimenti troppo lineari fra le molecole, e questo processo si chiama gelificazione o retrogradazione dell'amido. L'ho imparata così, quindi prendetela com'è. E questo permette alla pasta di avere una consistenza un po' gelatinosa, ma insomma la pasta sta insieme. Insomma, questo permetteva alla moglie del mugnaio di realizzare della pasta a costo zero, perché sapete che un po' di farina, ahimè, rimaneva sempre appiccicata ai pantaloni del mugnaio. L'acqua del Po era gratuita, ovviamente. Allora, piovendo e sudando i giocatori con la farina addosso, è come se, come dire, avessero sintetizzato su di sé i gnocchi alla mulinera. Nessuno ha consumato gnocchi provenienti dalle magliette sudate, però insomma l'idea è che si sia sintetizzato in questo momento anche questa dimensione metaforica o simbolica. Ecco, la seconda connessione riguarda i giochi, appunto il gioco inventato, l'invenzione e la tradizione, ha scritto Hobsbawm, storico del secolo breve. Hobson sostiene che è possibile che si inventino delle tradizioni ex novo, come in questo caso, che si reinventino di continuo le tradizioni perché vengono reinterpretate, rivissute, ricreate o ritrovati accordi. E è molto interessante, particolarmente interessante, per questo è uno dei motivi per cui abbiamo accettato con entusiasmo di essere qui oggi, il collegamento con Aga, con Luis, giochi tradizionali per i giochi che corredano la sagra, sono tutti giochi rigorosamente analogici, fisici, di contatto. E sono nati anche grazie ad Aga altre connessioni con altre comunità ludiche, come gli spingitori di pecorino di Pienza, il caccio al fuso, o i trampolisti di Stienti che non spingono ma camminano sui trampoli e che hanno partecipato quest'estate. Sul cibo, appunto, questo è uno dei tendoni che ospitano la festa, e questo è il piatto tipico che diventerà presto presidio Slow Food, che caratterizza il menù. È interessante anche che ci sia nella domenica pranzo, oltre alle tre sere in cui si svolge la sagra, la domenica pranzo c'è il pranzo raccontato, in cui produttori locali del distretto biologico del Casalasco Olio Po, dalla filiera corte di Slow Food, presentano i piatti che poi vengono consumati da coloro che si prenotano, e questo è un appuntamento molto importante, così come è stato importante discutere sul senso del cibo. Possiamo ancora considerare piatto tipico locale le frittate con le rane, quando le rane vengono importate dalla Turchia perché non ce n'è più abbastanza nei fossi? L'anno scorso è partito questo dibattito e vedremo, perché, come avete raccontato anche nel corso della giornata, si buttano lì, no? Val d'Aosta, vado, imparo delle cose, le butto lì, poi magari dopo un paio d'anni nasce il trofeo, la scultura artigianale. Quindi vediamo quando e se sarà matura la riflessione sulle frittate con le rane, perché ancora c'è una signora che quello fa, quindi non è che puoi toglierle il piatto suo tipico, è diventato suo, insomma. E poi ecco, c'è questa idea di coinvolgere il pubblico e di sviluppare l'appartenenza, che sembra una grande strategia di marketing, in realtà nasce non con l'idea di qualcuno, ma come processo di consapevolezza reciproca, in progress. E non so se Damiano vuol fare il valletto e mostrare alcuni dei gadget. Per esempio, ogni anno viene ridisegnato, vengono prodotte delle scodelle che servono ovviamente per contenere il vino. Tendenzialmente Lambrusco. Ogni anno c'è un logo diverso che caratterizza le magliette, che vengono stampate con un colore differente. Il fatto che quest'anno fosse il verde è puramente casuale, nessuno faccia illazioni, per cortesia. È il simbolo che è la capra. E la capra ritorna sempre comunque. Borsine, shopper, così questo sembra veramente marketing di bassa lega. Portachiavi, magneti,
Perfetto, come Valletto, veramente impeccabile. Il portachiavi con la rotoballa, quindi. Un po' meno i 250 chi, sì, dal punto di vista simbolico, questo è. Lo zainetto, eccetera, sì, metto. E in più anche le, questo sì, le tovagliette, per cui questo è l'angolo gadget, vedete come è allestito con tutte le... gli oggetti in vendita, in più anche le tovagliette, per cui ogni anno c'è una volontaria della comunità di Fossa Caprara che realizza graficamente una tovaglietta, per cui te ti siedi a tavolo, intanto che aspetti il cibo, leggi, compili, ogni tavolo ha un portamatite con delle matite per compilare, correggere, colorare. L'idea è che ci sia campo, ma campo nel senso... non metaforico stavolta, no? Che ha a che fare con tutti i giochi che si svolgono, può essere piazza invece che campo, ma l'idea metaforica questa è di Damiano, quindi il campo è davvero un campo in cui ci si vede, tocca, sente, qui si partecipa insieme. E l'altra connessione è quella del pubblico, appunto, il pubblico gioca, lancia la farina durante il palio, alcune squadre si compongono in diretta, quest'anno ha partecipato anche il parroco del Duomo insieme ai trampolisti di Stienti in una squadra nata poco prima che partisse il torneo. I premi sono tutti collettivi da consumare insieme, quando vince un cotechino è difficile che il primo, e tendenzialmente sono molto simili, quindi anche l'ultima squadra che arriva riceve un premio, un cesto, qualcosa che permetta poi di ritrovarsi, una sorta di terzo tempo che ciascuno realizza come meglio crede. C'è l'idea che la musica possa creare disturbo, le persone che vengono invece invitate a parlarsi, se c'è il silenzio le persone sono, non devono urlare anche quando sono a tavola a cena. E poi l'offerta culturale, per cui ci sono sempre ogni anno concerti, spettacoli, spesso molto divertenti, presentazioni di libri, eccetera, e i gadget. Tutte queste fanno sì che il pubblico partecipi non solo guardando in forma di spettatori, ma anche in maniera un poco più attiva. I volontari, questa è l'inaugurazione di quest'anno. Quest'anno a Fossa Caprara, frazione cui risiedono circa 150 persone, c'erano 180 volontari, che è un'inversione di tendenza rispetto a quello che accade anche in molte sagre dei paraggi. I volontari partecipano, qui sono in attesa, c'è stato un momento di ingolfamento quando in alcuni reparti della cucina, e questo è un esempio... Troppi volontari. Forse. E qui c'è un momento molto simpatico in cui tre bambini, bambine, insomma, si stanno auto-organizzando. Dice, ma te vai di là, no, là sono parlato io. Quindi c'è anche questo principio di auto-organizzazione tra i volontari giovani, giovanissimi, che mi sembra molto divertente. Dall'anno scorso stiamo lavorando sull'idea maggiore consapevolezza dei volontari. E lunedì sera, cena di ritrovo dei volontari, mi ha detto, bene, in piedi su una sedia, Damiano, mi ha detto, bene, adesso esperimento scientifico, ognuno di voi avrà in mano due foglietti e può scrivere un aspetto positivo e uno negativo della sagra. E poi in una serata, sempre conviviale, no? Si trova a cena, perché se no che vita sarebbe, abbiamo presentato gli esiti. Beh, con mia grande sorpresa, a conferma di tutte le teorie sociologiche dei rituali di interazione che vedremo molto di sfuggita fra un attimo, e con una platea molto molto attenta, il 90% delle considerazioni positive sulla sagra riguardava il clima. L'aspetto positivo della sagra era star bene insieme. E nessuno aveva, cioè ciascuno poteva scrivere, boh, il vino, la birra, il cibo, piuttosto che il singolo gioco, dettagli. Il 90, cioè 90 su 100 nei foglietti che parlavano di aspetto positivo riguardavano il clima che si creava tra le persone. Qualcuno aveva messo come aspetto negativo il fatto che la sagra fosse già finita. E quindi... quest'anno dobbiamo ancora fare, lo faremo domenica prossima, un incontro con una, come dire, una scaletta degli indicatori che sto utilizzando per una ricerca sulle sagre, in cui considereremo gli esiti dell'autovalutazione con questi 10 indicatori, cioè la musica, la cucina, l'ambiente, la solidarietà esterna, cioè verso terzi, dove vanno a finire i soldi che si incassano, e l'attenzione all'ambiente, il coinvolgimento locale, eccetera, eccetera. Quindi sui volontari, appunto, più volontari che residenti, e l'attenzione che i volontari siano consapevoli, non solo mano d'opera, e non solo i giovani servono, gli anziani sono in cucina, perché altrimenti c'è il pericolo di una mancanza di ricambio e soprattutto di una minore consapevolezza del proprio ruolo.
Infine, qui metto un po' di cornici teoriche, ma prometto andrò veloce. Marta Nussbaum ci ricordava già nel 2011 che musica e danza, disegno e teatro, insomma, che le arti espressive che servono per i programmi di alfabetizzazione, in realtà possiamo benissimo utilizzarli come modelli, esempi, stimoli per l'aggregazione, perché motivano, aiutano le persone a ritrovarsi, a rapportarsi agli altri, e perché danno soddisfazione. Si sta insieme perché è bello, non perché è un obbligo. Così come, ancora lo stesso, ecco, Putnam, studioso americano, dice una cosa meravigliosa, sembra banalissima, ma già abbiamo come obiettivo oggi, lo sanno anche gli amministratori locali presenti in sala, già trovare il modo di assicurare che le persone passino meno tempo libero seduti da soli davanti agli schermi e più tempo a tessere relazioni con i propri concittadini. Sembra banale, ma oggi è un obiettivo da raggiungere. E quindi dobbiamo trovare, allestire contesti espressivi, che è uno dei mantra ormai del welfare, per me che mi occupo di politiche sociali, invito sempre più spesso le assistenti sociali a dire: cominciate a non occuparvi solo dei singoli casi, ma ad arredare il caos che c'è intorno, perché se non funziona così non avrete nessun aiuto e sarete da soli a cercare di fermare una marea impossibile da gestire. Questo l'abbiamo già visto, ma appunto c'è un altro dato di fatto con cui abbiamo a che fare, ne parlavamo prima anche con Valentina. Che cosa ci sta raccontando il fatto che declinano le feste di partito e si stanno moltiplicando le sagre? Che cosa ci dice? Che cosa racconta questo, che è un fenomeno sociale vero e proprio, emergente o rimontante? Altro tema, anche qui passiamo velocemente, ma mi sembra molto importante, ne abbiamo discusso nel mini convegno in cui c'era anche qualcuno di Aga quest'estate, sull'idea che stare insieme in questo modo produce adrenalina, crea energia. C'è un autore americano, Randall Collins, che sostiene che ci si comporta nel momento in cui si organizza la festa, cioè nel backstage, la festa, il gioco, si prepara, cioè già a febbraio si comincia a pensare come sarà la prossima edizione estiva, e questo succede per quasi tutte le sagre. Ci si comporta come un'equipe, l'equipe funziona in tutti i luoghi di lavoro, nei luoghi di lavoro, nei luoghi del tempo libero, nelle organizzazioni. Quindi questi gruppi, che sono gruppi di volontari, generano energia e si scambiano qualcosa di immateriale ma di estremamente importante. Il materiale non è solo la comunità ludica in sé, ma è quello che genera, che attraversa, come dire, che fluisce tra le persone. Collins ha preparato uno schema che sembra una ricetta, che a me sembra molto interessante, nella slide dopo, che è questa. E l'ha chiamato le catene di rituali di interazione, cioè quando più persone fisicamente sono insieme, con barriere agli estranei, queste sono le equip di lavoro, hanno un focus comune di attenzione, una tonalità emozionale condivisa, pensiamo ai gruppi che fanno le prove per danza, teatro o musica, no? Si crea un'effervescenza collettiva che genera energia emozionale negli individui, la chiama batteria sociale, o ricarica, no? Le persone escono da questi momenti dell'organizzare qualcosa, quindi siamo i volontari che giocano o che organizzano una sagra, producono simboli di relazione sociale, oggetti sacri, totem, no? Se ne parlava stamattina anche nel pomeriggio, cioè quasi in ogni luogo c'è il palio, il totem, la scultura, quale che sia, ma è qualcosa che simboleggia che noi apparteniamo a quel luogo, e questo ci ricorda che questa cosa è accaduta, sta accadendo e accadrà ancora. E poi appunto c'è il tema della possibilità e del senso del giocare insieme, che ha a che fare, lo dicevo prima, con la concorrenza, con la differenza tra il lavoro e il carnevale, quindi la dimensione carnevalesca, ludica, con alcuni elementi semitrasgressivi, l'uomo scimmia che lancia le biglie, per esempio. Il senso del gioco, sappiamo, beh, questo ce lo insegnano i pedagogisti, ma insomma... L'idea che possiamo, intanto che maciniamo relazioni, costruiamo giochi, creiamo accordi, noi stiamo costruendo un senso di appartenenza comunitaria. Lo so che è la terza volta che lo dico, ma questa idea della rigenerazione a me affascina molto e non si limita solo a riprodurre giochi o a rievocare tradizioni, ma produce, o meglio genera, qualcosa d'altro di molto più importante, oggi. E poi questo l'ho imparato frequentando il Toccati Aga, no? Giochi della tradizione sono giochi in cui l'individuo, società sempre più individualizzata, l'individuo può anche mettersi un pochino in disparte e partecipare come uno che fa parte del gruppo.
e quindi sottrarsi alla sovraesposizione performante o performativa, ipercompetitiva, e sentirsi finalmente parte di una squadra. Cioè, se anche le aziende private fanno corsi di cucina piuttosto che fabbricano carta, che so, Toscolano Maderno sul Lago di Garda, per restare da quelle parti, per fare team building, ma quanto c'è dentro i giochi collettivi? Non sto pensando di proporre alle aziende, ma quanto stiamo facendo senza averne magari la consapevolezza, ma stiamo costruendo squadre nel senso di gruppi che sanno stare insieme e senza limando o senza dover considerare per forza le caratteristiche dei singoli, se non per il contributo che danno al gruppo. Questa è un'opzione assolutamente straordinariamente bella, affascinante, oggi. E l'idea è quella, Richard Sennett, sociologo americano, nel suo bellissimo libro che parlava di politiche e piaceri della collaborazione, lo scoprire che è bello collaborare con un obiettivo comune. Quindi in realtà stiamo realizzando metaforicamente un modello, una Gemeinschaft, un tipo di società davvero molto interessante. E quindi una comunità di pratica, questo è un altro autore che si chiama Wenger, che gli antropologi forse chiamerebbero tribumano, insomma, un insieme di appartenenze, di caratteri, non più, noi sì, invece, quando lavoro con i medici dico bene, cara tribù dei medici, sociologi sostituiscono. Ma perché tribù è stato sempre considerato come inferiorizzante, probabilmente, quindi è bene liberarsi al termine, oppure utilizzarlo in chiave metaforica, ironica. Ecco, perché c'è questo, noi abbiamo a che fare con questo tema delle buone, vecchie, in cui rancorose magari comunità che si sono dissolte, le ho chiamate ex comunitari in un ultimo testo, e spesso si trasformano in masse o singoli rancorosi. E ovviamente, come dire, lo scriveva Bauman qualche anno fa, da una parte la tensione all'individualizzazione delle carriere, la globalizzazione e individualizzazione vanno di pari passo, ciascuno è chiamato a muoversi nel mondo delle informazioni, delle carriere, delle opportunità lavorative o del loisir, e si ritrova spesso più da solo. E dall'altra parte, quasi come contrappunto, Bauman scrive un testo interessante, credo nel 2000-2001, che si intitolava Voglia di comunità. Cioè siamo talmente più spinti a essere da soli che dall'altra parte la comunità ci viene a mancare. E quindi noi abbiamo tra le mani degli strumenti meravigliosi, che sono per esempio i giochi piuttosto che le sagre o altro ancora, meravigliosi e anche ambivalenti per molti aspetti, però importanti, interessanti, non solo come oggetto di studio ma come pratiche comunitarie, perché rispondono a un'esigenza fondamentale, rispondono bene senza che nessuno l'abbia imposta dall'alto. E quindi o rimaniamo nostalgici e c'è un fiorente mercato di consenso politico in questa direzione, oppure cerchiamo rifugio nei buoni vecchi luoghi, gli amici del bar, le proloco nel senso deleterio del termine ovviamente, oppure troviamo nuove forme comunitarie, no? Diffondersi delle pratiche olistiche ci dice che questa dimensione rilassante ci crea benessere. Oppure appunto proviamo a ricreare o rigenerare comunità cercando altre strade come quelle che stiamo verificando oggi, che ci stiamo raccontando oggi. Questo è l'esempio di Lanzara che citavo già, quindi possiamo saltarlo. Ecco, e un altro tema, il penultimo, è questo, che molte organizzazioni di volontariato soffrono della mancanza di ricambio. Quante volte sentiamo dire non arrivano i giovani, non vengono i giovani, eccetera. Ecco, credo che essere consapevoli che anche questo pezzo ci riguarda, e quindi lavorare sulla consapevolezza dei volontari e accogliere proposte diverse dal solito, in questo senso le aperture, la ricerca di accordi fra i partecipanti mi sembra altrettanto interessante, perché può aprire anche a soggetti nuovi. Può davvero diventare un espediente per evitare alle comunità di chiudersi e di mantenersi e di riprodursi così come sono. Quindi a rischio di perdersi, appunto, possiamo invece provare a ricercare o a dare vita a comunità dialoganti e consapevoli del senso e dell'identità che stanno contribuendo a costruire, che è come dire, non perdiamo il bello e il divertimento del gioco, del giocare insieme, del creare insieme dei momenti piacevoli e divertenti, ma nello stesso tempo proviamo ad aumentare, come sta accadendo mi sembra oggi,
la dimensione della consapevolezza di quello che sta accadendo, del senso di quello che stiamo provando a realizzare insieme. Io l'ho chiamata così, insomma, le risorse altrimenti indisponibili. Se riusciamo a fare, a realizzare, a proporre progetti insoliti, innovativi, diversi, probabilmente altri soggetti, come sta accadendo a Fossa Caprara, il fatto che sia in controtendenza rispetto al numero e tipologia di volontari che si presentano, significa che forse c'è un'attenzione e un'apertura anche a proposte diverse da quelle che il gruppo storico aveva pensato. E quindi appunto l'idea è quella che possiamo centrare questo obiettivo se continuiamo a rivisitare il progetto, quindi prestando le attenzioni alle connessioni che ho provato a sintetizzare prima, quindi all'ambiente, al cibo, ai volontari, al pubblico, l'attenzione ai giochi e poi quelle esterne, cioè fuori dal contesto in cui lavoriamo, quindi come accade lì per esempio a Fossa Caprara con Slow Food, Aga, le altre comunità ludiche, eccetera. E questo è uno dei motivi per cui nel testo che è uscito a giugno, che è un testo di un universitario per futuri assistenti sociali, quindi sembrerebbe non centrare nulla, in realtà cito la sagra di Fossa Caprara perché produce welfare. Mi sono detto, caspita, ma far star bene le persone vuol dire è una forma di volontariato non considerata di solito dai centri di servizio volontariato come tale, eppure lo è, le persone lo fanno gratis e volentieri, quindi sicuramente è un'esperienza di volontariato. E produce benessere tra le persone stanno meglio quando partecipano a queste esperienze, perché non cominciamo anche a considerarle come una parte, se non dei piani di zona, come parte delle politiche pubbliche, senza togliere nulla del bello che vi sta accadendo, non sto proponendo di farle, prendere, trasformarle, mettere semplicemente le etichette, valorizzarle, cioè far sapere al mondo che questo tipo di attività ha anche a che fare con le politiche pubbliche, con le dimensioni del welfare. Io mi fermo qui, adesso Damiano mostra un breve filmato, magari. Sì, grazie Mauro. Io adesso però vorrei... Sì, grazie. Vorrei aggiungere qualche punto, così, un po' a braccio. Mauro ci ha spiegato cosa? Ci ha spiegato il contesto in cui si inserisce il gioco. Senza il contesto, il gioco, per il nostro caso, vale poco. Il tutto nasce circa 20 anni fa e questa è la storia di un paese che potrebbe essere un qualsiasi paese d'Italia, potrebbe essere il vostro paese. Un paesino che era andato, praticamente rischiava di sparire nella memoria, perché comunque gli ultimi bar erano chiusi, l'ultimo negozio da alimentare chiuso, e invece nasce una voglia di riscatto, la voglia di cercare di stare assieme partendo da zero, senza soldi. Questo 20 anni fa circa. Allora ci incontriamo attorno a un tavolo, attorno a una bottiglia di Celambrusco, e iniziamo a dire cosa possiamo fare per stare assieme. Inventiamo una sagra. Inventiamo un momento per stare assieme. Non abbiamo soldi, non abbiamo un euro. Allora dichiariamo la sagra liscio free, senza musica. E questa è la nostra base di partenza per farci una pubblicità a costo zero. E poi cosa possiamo fare per intrattenere le persone? Il gioco. Il gioco. Il gioco non costa niente, il gioco. E da lì ogni anno è stato un aggiungere pezzi. Il costruire la realtà in cui siamo arrivati a oggi. Mi ricordo ancora, mi trovai a mangiare tigelle sull'Appennino da una mia carissima amica, suo padre giocava a ruzzola. Io non conoscevo il gioco della ruzzola. 20 giorni prima della primissima edizione della sagra dico, ecco, cosa abbiamo che rotola? Le rotoballe. I nostri campi sono pieni, è un paesaggio piatto. Potremmo inserire questo gioco? Inizialmente si inserisce nel contesto del Palio. Fossa Caprara, dividiamo il paese in due, ma non parte nord e parte sud, numeri civici pari e dispari. Quindi il paese diviso in due, con le due squadre del paese. Il Palio, come possiamo fare per coinvolgere la gente, i lanci di farina? Quindi nasce il Palio la terza sera della sagra come elemento, quindi conclusivo, aggregativo.
E durante le sere cosa fare? Gioco. Allora, cioè, pensiamo il palo della cuccagna. Non lo facciamo, abbiamo una torre, siamo sul sagrato, appendiamo dei salami, poi col laser misuriamo l'altezza del salame e la gente al tavolo punta a che altezza è. 30 numeri, il salame devi, se lo vinci, mangiarlo con i compagni di tavola. Noi ci offriamo il pane, il coltello, il e quindi diventa un elemento aggregante il cibo. E poi altri giochi, il battichiodo, il mastro battichiodo, pesca la bottiglia, l'unione con lo Wisp, il creare giochi attorno, quindi legami. Poi molta gente si chiede di poter spingere la rotoballa. Perché noi che siamo esterni non possiamo spingere? Ok, il campionato italiano di sburla, dove, attenzione, andiamo a dare delle regole. 6 persone per squadra, campo di 50 metri, una boa in fondo, a staffetta, 3 all'andata, 3 al ritorno. Il nome non è una squadra di fantasia, ma devi avere il nome del tuo paese, della tua via, un topone, un qualcosa che ti rappresenti. Questo è un obbligo. E poi da lì cosa? I premi. Premi per tutte le squadre. Alle prime 3 squadre, premio indistinto, una porchetta di 25-30 kg alla prima, seconda e terza squadra. Quindi non importa arrivare primo, secondo, terzo, importa arrivare tra i primi 3. E quelle che perdono, finalina B, con tutte quelle che perdono, altro premio, altra porchetta, per stare assieme. Allora un paesino di meno di 200 persone in 3 giorni fa 3.000 coperti. La gente viene, piace stare assieme, i volontari non dobbiamo cercarli, si autoinvitano. Quest'anno ne avevamo veramente tanti, troppi forse, ma non importa, vengono per divertirsi, per stare assieme. Se viene il volontario giovane, vengono i familiari. Un volontario, 5-6 persone che vengono, mangiano, bevono, stanno assieme. Quindi attenzione a questo, non ci interessa. Piatti, prezzi popolari, non ci interessa, perché se uno spende poco viene 2 sere, viene anche la seconda. Quindi si crea veramente un clima, una comunità, e questa è un po' la dimensione in cui siamo riusciti ad inserire il gioco. Da qui iniziamo a stringere i primi contatti con Wisp, con Erasmo Lesignoli, rimane affascinato da tutta questa storia, da questo racconto, dice: io devo parlarne con Aga, perché voi dovete venire al Tocchetti di Verona. E veniamo, e poi da lì a noi si è aperta una nuova finestra. Cosa abbiamo detto? Ma e creiamo dei legami con altre comunità ludiche. Tutti gli anni ospitiamo un'altra comunità ludica. Cosa vuol dire questo? Che 4 anni fa è stata da noi Pienza, il sindaco di Pienza doveva stare un giorno, era stato lì 3 giorni. Ci ha invitato Pienza, abbiamo organizzato un pullman con i volontari del paese, siamo andati a Pienza, un'accoglienza fantastica, splendida. Quindi il nome dell'associazione Oltre Fossa vuol dire andare oltre. Il rischio delle comunità ludiche, secondo noi, secondo me, potrebbe essere quello di chiudersi nella propria realtà. Invece no, noi non vogliamo questo, il gioco sì, ma sempre avere questa visione ampia, questa visione grande. Quest'anno abbiamo invitato i trampolisti di Schieti, anche lì dopo, alla fine sono venuti, è già un anno che li invitiamo, no? Ma dov'è? Fosse Caprara, Sperduta, Nebbia, Zanzare, ma sì, c'è il Po, è bellissimo, pianura, c'è il Re Maiale, c'è il Culatello, c'è il Sarà, quindi cerchi di te, vengono, sono rimasti entusiasti dell'accoglienza, hanno detto: ragazzi, prossimo anno dovete venire da noi, facciamo qualcosa assieme, perché questa è la forza dello stare assieme, è la bellezza di queste ricchezze che piccole comunità hanno e possono far crescere tutti. Questo è il senso. Poi se avete delle domande sul gioco ne parliamo assieme, e entriamo anche magari sugli aspetti tecnici, perché anche spingere una rotoballa di 250 kg non è semplice. Magari ve le dico subito, poi guardiamo un video di sintesi. Allora, i 3 componenti per squadra, uno al centro, 2 ai lati. Il problema della rotoballa è che voi vedete gente, magari nel video è forzuta, gente che fa rugby, ma per 5 anni di fila ha vinto una squadra di podisti,
cioè ragazzi che vanno a correre, quindi non grossissimi questi, perché il problema è sempre questo giro di boa, cioè questo percorso devi passare e dei passaggi vincolati, quindi occorre anche un po' la testa per spingere e per dosare la forza al momento giusto, al punto giusto, per calcolare l'angolo di rotazione, eccetera. Quindi anche qua bisogna metterci un po' di testa, come tutti i giochi. Quindi magari uno pensa è grande, basta spingere. No, non funziona in questo modo. Facciamo vedere il video, sì. Ecco, poi un'altra cosa, mi ricollego al palio. Quindi il campionato si tiene la quarta domenica di agosto, il pomeriggio c'è il campionato, generalmente abbiamo una decina di squadre, quindi 60 giocatori, intanto perché sono 6 per squadra, quindi una decina, 60. Più alla sera, come elemento conclusivo, il palio, quindi solo con i ragazzi, la gente del paese, questo. Però il pubblico lancia farina, quindi diventa un grande carnevale dove tutti un po' si sporcano, eccetera. E cosa si vince? Questi anni abbiamo creato la sfilata, ma senza rievocazioni finte storiche, perché noi non abbiamo un paese storico medievale, assolutamente no. Quindi anche lì, un po' goliardico, un po' giocando in questo ambiente, quindi c'è diviso i copricapi, la vestizione, il percorso, abbiamo dei tamburini che suonano, e poi il palio. Cos'è il palio? Un artigiano del paese con dei chiodi del Settecento ha realizzato una capretta, che è un po' il nostro simbolo. Noi giochiamo quindi sul simbolo sul nome, quindi Fosse Caprara, e quindi anche sull'elemento che ci rappresenta. Questa è una capretta fatta con tutte delle teste dei chiodi del Settecento, quindi forgiata a mano, e questo è il palio del paese. Ecco. Poi gli oggetti totemici, quindi fatta con questi chiodi, è veramente un'opera d'artigianato molto carina e splendida. Sì, l'altro oggetto abbiamo, questo è Mastro Battichiodo, quindi il campionato, appunto, perché era competizione, dove ci sono queste 50 tra carpentieri, ma non solo carpentieri, perché il vincitore non è un carpentiere, è il figlio di Mauro del professor Ferrari, quindi non è carpentiere, ha vinto lui quest'anno, quindi abbiamo messo la foto, quindi... È un gastronomo, sì, si interessa. Quindi non è il gioco. Non serve il tecnicismo, perché lì serviva mira, serviva altro. Adesso vi faccio vedere un mini video, e così magari riusciamo a sintetizzare anche dunque questa qua. Non so se c'è l'audio. Un quadro popolare per cominciare, quello degli spingitori, stremati ma felici e pronti a fare festa. Una foto evocativa, certo, ma che da sola non può bastare per riassumere un weekend. La torre in fiamme, abbiamo anche fatto i fuochi d'artificio a costo zero, sempre perché. Maggiorenne fa centro, ancora una volta, perché resta fedele a se stessa, non cerca ciò che più fa cassetta, ma ricerca orgogliosamente la tradizione. E allora conviene riassumerla per flash, per quanto possibile, questa sagra animata da 180 indispensabili volontari, partita venerdì e durata fino a domenica sera, un'immersione di cultura popolare a tutto tondo. Da prima lo spettacolo del domatore di squali, momento comico che venerdì sera ha attirato grandi e piccini, ampiamente annunciato anche tramite i social network per creare la giusta attesa, curato dalla compagnia Gli Spavaldi. Un overture senza scordare il fattore cucina, che ha dato là anche all'elezione di Miss. Perché abbiamo detto che arrivavano gli squali dall'acquario di Genova, quindi c'erano famiglie con i bambini e aspettavano gli squali. Poi c'erano questi bis concesso dal giovane Zeno Ferrari di Piadena. Sabato è stato il giorno meno fortunato causa maltempo.
tempo che ha fatto rinviare alcuni eventi al giorno dopo, senza però annullare ad esempio la tappa regionale di ciclotappo e la presenza di altri giochi della tradizione come la ruzzola o il cacio al fuso e, facendo capolino in mezzo alla folla, i trampolisti, attenzione, non trampolieri, di Schieti, frazione di Urbino, gemellata per questa edizione con Fossa Caprara. E a proposito dei trampolisti, domenica nel gran finale voluto dall'associazione Oltre Fossa hanno scelto di gareggiare nel campionato italiano di Sbirro alla Roda, il gioco che ha fatto conoscere la frazione di Casalmaggiore in tutta Italia, passando anche dal Toccati di Verona. Con loro pure Don Claudio Rubagotti, parroco di Casalmaggiore, che dopo aver celebrato la messa la mattina e dunque anticipando il pranzo a base di gnocca alla mulinera, raccontato da Slow Food a Liopò, squadra che ha vinto quest'anno, di spingere pure lui la balla di paglia da 250 kg. Ha vinto per la cronaca Rivarolo del Re e questa è la vera notizia, dato che dopo anni di dominio incontrastato, alla nona occasione, Bella Guarda, frazione di Viadana, ha abdicato. I viadanesi hanno chiuso al secondo posto, seguiti da Schieti, Fossa Caprara e Casalmaggiore, con gli Urbinati che, su consiglio di Don Rubagotti, hanno poi lasciato il premio ai primi quattro, una porchetta ai casalesi giunti ultimi. Finita qui? No, la riedizione di Sbirro alla Roda si è avuta in serata col palio di Fossa Caprara e qui è stato necessario il fotofinish del nostro operatore per decretare l'ex equo tra Fossa e Caprara per la prima volta da quando il palio è stato istituito, con le due fazioni capitanate da padre e figlio, curiosamente, della stessa famiglia, i De Pietri. Una festa totale dunque anche per le orecchie che poco prima del palio, una sorta di Sbirro alla Roda più goliardico e difficile per gli ostacoli presenti lungo il percorso, hanno goduto dalle ore 21 dell'orchestra diretta dal maestro Pietro Fornesari. Questa, con l'ausilio anche di Arianna e Matteo, ha regalato le migliori colonne sonore del cinema italiano internazionale, con i maestri Morricone, Rota, Henry Mancini e Piovani a spiccare su tutti, in una serata dunque di gioco ma anche di altissima cultura. Bene, in perfetto orario, chiudiamo in perfetto orario. Allora, Fossa Caprara, un paese sul fiume. Storicamente c'erano famiglie di mugnai col mulino natante sul fiume. Questa è storia, abbiamo i dati storici, abbiamo fatto delle ricerche. In paese, quindi, esisteva questa vecchia signora, Teresina, figlia di un mugnaio, che conservava ancora questa ricetta che un tempo era tipica su tutta l'asta del fiume Po. Oggi è praticamente scomparsa. L'unica detentrice di questa ricetta. Allora, come fare per legare in un qualche modo il gioco alla tradizione? Qualcosa che rotola, che sono le macine del mulino, ma sono anche le pale che ruotano nell'acqua e fanno girare le macine. Paglia. Paglia non è altro che ciò che resta del grano tenero. Farina. Guarda caso, la farina ce la ritroviamo nel gioco del palio, ma ce la ritroviamo nel piatto tipico che siamo riusciti ad andare a recuperare. E il piatto tipico, veramente, con Slow Food, quest'anno l'abbiamo messa sull'arca del gusto, in gnocchi alla mulinera. Quindi abbiamo fatto un percorso di ricerca culinario, cercando altre realtà in cui ancora si cucinava questo piatto. Quindi il fiume, il legame è diretto perché la sagra si tiene ai piedi dell'argine maestro del fiume Po. Quindi abbiamo questo legame fortissimo col fiume, il paesaggio è fiume. E poi c'è pronto il piatto che è la cucina che ci lega, quindi in un qualche modo il gioco si ritrova nel piatto. E il piatto si ritrova nel gioco, come abbiamo visto dal bellissimo commento del professor Ferrari. E poi nell'origine, anche quando tu dici abbiamo deciso, sì, in realtà c'era quella famosa intervista, cioè anche nella ricerca che avete fatto, quando tutto è cominciato, sì, c'era un disgregarsi. L'aggregazione, diciamo che ha mosso i primi passi anche con una raccolta fotografica alla primissima edizione della sagra, per creare un legame, un'appartenenza. Siamo andati casa per casa a chiedere alle persone anziane: avete delle vecchie foto?
ma no, non le voglio tirar fuori dal cassetto, tutta gente morta, foto vecchie. No, tirale fuori e raccontami. E sentivi i racconti di queste persone anziane che in un qualche modo recuperavano una presenza anche, quindi che veramente che si emozionavano, che hanno condiviso con noi bottiglie e fette di salame per il piacere di raccontare. Queste foto sono state raccolte in una mostra in paese. Infatti in quel video a Teresa sottopongo delle immagini, quelle di suo padre che aveva il mulino sul fiume, eccetera. Quindi siamo riusciti a recuperare un paese. Quindi gioco è all'interno di questo contesto. Se giocassimo e basta, sarebbe qualcosa di limitato, di limitante per descrivere la nostra realtà. È un insieme di più fattori che veramente fa sagra, che veramente fa comunità.